Né assessore Gianna Calasso. Assessore, quali sono i nuovi compiti che svolgerà per questa amministrazione? Allora, noi però il mio compito sarà comunque continuare nel percorso già intrapreso nel vecchio mandato e anche come consigliere comunale. L'attenzione a tutti, ai vari problemi del paese quotidiani e anche comunque le attenzioni particolari a dei temi che ho anche già affrontato in passato e anche comunque per il futuro ho intenzione anche di sempre collaborando con il sindaco, di affrontare nuovi problemi, tra cui comunque legati anche al paesaggio, legati comunque al sburocratizzazione un po' della macchina amministrativa o anche comunque ripassando a dei temi già toccati nella vecchia consiliatura che comunque continueremo, come ad esempio la ludopatia e tutti i temi legati anche alla riqualificazione del territorio. Lei non è nuovo ovviamente di questa amministrazione, quindi è stato fatto un buon lavoro in questi anni? Sì, ovviamente comunque la macchina amministrativa è lenta, quindi di conseguenza le opere si vedono ogni giorno e a piccoli passi, piano piano si possono vedere i risultati. Quindi l'amministrazione ha intrapreso un cammino giusto che piano piano sta portando i suoi frutti.